Sottoporto Show Estate, terza puntata, 29 luglio 2016. L'estate non sta finendo, ma passatela in compagnia nostra. Stiamo provando a Ringraziamo contattare anche Leo. tutti quelli che, gli sponsor che ci stanno rinfrescando, cibo, Di tutto bevande. e di più, di tutto e di più. Questa caldo, caldo venerdì di luglio. Allora, nel frattempo che proviamo a contattare Di che Leonardo parliamo di Ciccarelli, bello? allora ve la lancio subito la bombetta. Vai. Volevo tenermela quasi in chiusura, la lancio ora. E poi questa domanda la faremo anche al buon Leonardo tra pochi istanti. Allora, ho scritto un messaggio anche sulla mia bacheca personale, quella del sottoscritto Raffaele Rossomande. Vabbè, Hai una siamo qui. bacheca Ho personale? una bacheca personale Incredibile, ma vero. incredibile, ma vero? E ho lanciato questa ad oggi si direbbe butad, Sì. perché tale è. Due parole su Mario. Ah, lo Mario sapevo, Balotelli. ah, Mario ma ti ho Balotelli. intravisto, avevo già visto che Raffaele avesse È scritto, anche commentato, ho cercato di non rispondere, non ho risposto. e ha Ah, allora, risposto. io sono sempre stato una persona molto seria, Esattamente. professionale, le cose le dico sempre in Buoni e maniera. cattivi, Balotelli sì, Ci, o io dico, Balotelli no? noi ti Ti dico conosciamo come un subito. sanguigno, No, dici ma la verità. ti dico subito, appena ho sentito la notizia che è emersa, insomma, Raiola avrebbe proposto a De Laurentiis questo giocatore. Io ho detto che sono pronto a fare la disdetta a Sky se Balotelli viene a Napoli. Questa è la Ah, mia risposta. e Cioè, tu, Fede? effettivamente, forse in altri tempi ci poteva essere un'occasione. Adesso mi sembra proprio una fase calante. No, no, ma Cioè, il non esiste proprio. giocatore Non esiste proprio. non si è scosso, niente. Non No, non anche esiste, il Federico, non Liverpool, non lo esiste. so, lo vedo un po'. Allora, Sarri sarà bravissimo, potrà rigenerare tutto quello che vogliamo, ma stiamo parlando di un profilo altamente pericoloso, che non ti puoi permettere di acquisire, Caratterialmente troppo non ti puoi debole. permettere di acquisire una piazza poi come Napoli, che sappiamo insomma essere da questo punto di vista molto pericolosa, quindi non ti puoi permettere di Poco, prendere una però scommessa come Balotelli nell'anno della sì, Champions. Secondo me lui è un insomma azzardo troppo grosso, anche pericoloso. perché diciamo le giocate, le partite migliori, poi si è sempre detto che è un giocatore da fermo, giusto? Non è Sì, partecipe della manovra. È anche assolutamente. un po' ignorri, cioè Sì, aspetta la palla e quindi irritante. nel Napoli non so fino a che No, no, punto. dovrebbe mettersi a disposizione dei compagni, dovrebbe assolutamente. Eccoci qui, siamo in onda con Leonardo Ciccarelli. Ciao Leo, ben ritrovato, come stai? Eccoci qui. Allora, stiamo parlando qui con il buon Federico Mancini, Ciao che ti presenta, Leonardo. anche con Ciro Gaiba. Ciao Leo. Ciao Ciro, ciao Federico. Allora, stiamo parlando di. Ho lanciato una bombetta e con l'hashtag annesso buoni e cattivi. Parlavamo ad inizio trasmissione di De Laurentiis, Higuain, ma in questo momento parlavamo anche dell'assistito di Mino Raiola, Mario Balotelli. Balotelli sì o Balotelli no? Buoni e cattivi, il Balotelli penso che sia da quando aveva 8 anni, nella Agnetta dei Cattivi, è sempre stato un bel boy e non penso cambierà a 20 anni, e se non è mai cambiato fino ad ora, io non credo alle redenzioni, soprattutto non credo che Sarri abbia la bacchetta magica, è un grandissimo allenatore, però nemmeno lui potrà, anche perché non è che ha questa grandissima storia di redenzione, cioè non è Capello che ha tenuto a bada Cassano, ha riuscito 2 anni fa alla fine fuori, non ce lo dimentichiamo mai. E quindi tutta questa cosa che sta nascendo, forse che Sarri potrebbe mettere a posto Balotelli, io sinceramente non ce la faccio a vederla. Per me è una mossa dell'assolutissimo Mino Raiola, che sono i passi dei 30 minuti che ci daranno Manchester United e Juventus, perché Balotelli è un problema a Liverpool, Klopp non lo vuole assolutamente, lo ha proposto a tutti i suoi amici, ma ovviamente non lo hanno Niente proprio, anzi sembra voluto. E che possa andare in Balotelli Turchia più che altro. in Turchia potrebbe andare bene, lì anche se non so quanto gli converrà andare in Turchia, viste tutte le tensioni che ci sono in questi giorni, ma penso che Balotelli sia un giocatore da oggi, da Crotone forse, un giocatore che ha bisogno di una piazza che lo possa esaltare, che non ci metta tutta questa pressione addosso, lontanissimo dai inizi di Milano, di Bologna, niente piazze che hanno una grande morsa, provare a concentrarsi, perché deve decidere se vuole diventare un grandissimo calciatore o restare con la promessa. Quindi Balotelli no. Balotelli no e beh, quella si aggiunge alla sfilza di no che mi hanno detto tanti amici, ecco per intenderci, fra cui appunto il buon Ciro, ma anche altri amici che hanno commentato, tipo che ne so, Aldo Bertone lo stesso ha detto no,
Luigi Valentino altrettanto, anzi aggiunge solo questo, ci mancava. Quindi insomma tutti questi commenti ecco si aggiungono al tuo di no. Continuiamo sempre con l'hashtag buoni e cattivi, però lascio la parola a te, caro Ciro. Sì, ciao Leo. No, a proposito di attaccanti, ho letto il tuo pezzo su Milik. Volevo sapere che ne pensi. Raccontalo anche ai radioascoltatori. Ecco, io l'ho trovato molto interessante, però credo anche gli ascoltatori saranno d'accordo con me, però dici la tua in merito. Io mi ricordo da tanti anni perché sono dell'Ajax, anche se è stato da 2 anni ad Amsterdam, comunque è stato solo 2 anni ad Amsterdam, era già opzionato da molti anni. Quando andò al Bayer Leverkusen andò con l'opzione dell'Ajax e il Beneplacito della squadra olandese. Milik è un giocatore molto particolare, ma purtroppo il mio più grande dubbio è il fatto che in Olanda le difese sono veramente scarse, i portieri sono veramente scarsi, quindi è difficile valutare un attaccante. È più facile valutare un centrocampista, per esempio se noi lo mettiamo Bazur, sono sicuro al 100% che sarebbe un grandissimo colpo, lo stesso un altro centrocampista, un'ala, per esempio il Gabi, sono sicuro che Fischer farà molto bene al Middlesbrough. Però Milik è un punto di domanda, perché in Germania ha fallito, perché è un giocatore molto particolare, che sa usare solo un piede, il mancino, che tira benissimo, questo è uguale, ma praticamente chiamano l'Argentini. Anche Milik nasce in Polonia come ala destra, come l'Argentini con Mihajlovic. Io non vedo il paragone tra i due, se non per queste piccole caratteristiche, per me, rispetto al pezzo che voi avete già citato, gentilmente, è come più come Vincenzo Montella e come Tiro Klose, ovvero un creatore di spazi. Klose è inarrivabile perché era un attaccante perfetto, e ancora ad oggi un attaccante perfetto. Io, sinceramente, lo prenderei anche del Napoli, perché è uno che davanti alla porta la mette 10 volte su 10. E quindi è più come Montella, un giocatore bravo negli spazi, bravo ad inserirsi, bravo a leggere l'azione, però limitato un po' in tutto. Non penso che il Napoli possa ambire allo scudetto puntando su Milik come punta centrale, spero in qualcun altro, perché Milik per me è un giocatore da Tottenham, da Fiorentina, da Siviglia, quindi squadre di alto livello, ma che non hanno più di titolo, per il titolo ci vuole ben altro, soprattutto con questa Juventus, che Ecco. dopo la scissione di Pogba penso farà altri punti per rinforzare il francese. Quindi Milik ha delle carenze, soprattutto sul piano atletico, perché è molto lento rispetto a quello a cui siamo abituati. Diciamo, anche se siamo abituati fin troppo bene, penso che farà bene con Sarri, sicuramente perché è quel tipo di giocatore che va a prendere il pallone, che lascia gli spazi. Paradossalmente io crederò molto di più in Caglion, Insigne e Mertens quest'anno che in Milik. Se dovessi dare qualche consiglio fantacalcistico, direi di puntare tutto su José María Caglion e Lorenzo Insigne, Giuseppe Maria Calleone proprio Insigne. perché Milik è abituato a giocare con delle fasce che segnano tanti gol e che creano tanti spazi, perché Elgazi, Sinkgraven, Nuri, Klassen, un talento incredibile sulle fasce dell'Ajax, lo stesso Wiesner, che l'anno scorso abbiamo visto solo le mie partite con la Lazio, all'Ajax ha fatto molto bene giocando con Milik, perché Milik è un giocatore che sulla destra si centra e tira, sulla sinistra invece va d'appoggio all'ala, che soprattutto è un grande marcatore, come Wiesner lo è, perché Wiesner ha giocato anche come punta centrale, riesce a far creare tutti gli spazi. Penso che Insigne soprattutto andrà a notte con Sì, Milik, è vero. perché Milik è bravo a inserirsi e a staccare i due pali, quindi è bravo a vedere qualsiasi movimento in giro per il campo, e soprattutto avrà molto più spazio per inserirsi rispetto a quando c'era Higuaín, che bene o male voleva segnare a tutti i costi. Milik Sì. non ha questa propensione ad essere un goleador a tutti i costi. Milik, essendo cresciuto pacificamente in Olanda, essendo maturato in Olanda, ha nella sua vocazione il fatto di giocare il fatto di avere un bagaglio culturale, perché l'Ajax è una cultura anche più del Barcellona, che gli permette sì di segnare ma soprattutto di vincere. Per Milik, che se tu ci vuoi vedere l'Ajax in campo, l'importante è solamente vincere, poi diventare individuale. Vabbè, decisamente sì. Una curiosità anche da Federico Mancini. Sì, volevo chiedere a Leonardo, passando al tema Napoli, come lui ha vissuto questa vicenda Higuaín, cioè se dobbiamo imparare a gestire i sentimenti o dobbiamo essere sempre noi, visto che da Lavezzi a Cavani siamo arrivati a Higuaín, quale atteggiamento noi dobbiamo assumere a livello di maturità?
Bella domanda questa. E diciamo tutti e due. io sto ancora oggi malissimo, e l'articolo di Milik non lo voglio nemmeno nominare. È vero. Ho scritto quello che è andato via. L'innominabile, diciamo. È un tradimento come mai prima dura nella storia del calcio italiano, per me è anche più di Baggio alla Juventus. Anche conoscendo i due giocatori, Baggio alla prima a Firenze, si distorsita, c'è un rigore, uscita dal campo con una sciarpa della Fiorentina e portandosela al collo. Beh, c'è uno spessore umano ben differente. Si è comportato molto male con i tifosi del Napoli, si è comportato molto male con Sarri e con i due giocatori. Esatto. Diciamo che sebbene il tifoso fosse un accessorio per lui, i compagni dell'allenatore che gli ha fatto fare 33 gol non dovrebbero esserlo, si è comportato male anche con loro. È vero. Sono arrabbiato un po' con tutti riguardo ai guai, sono arrabbiato con De Laurentiis che gli ha permesso di andare alla Juventus, sono arrabbiato con i guai perché è andato lì. Per me qualsiasi cifra offriva la Juventus, Higuain doveva dire no, perché c'era la Laudato, quindi della Juventus doveva cercare per forza. Quindi per me non sta né in cielo né in terra tutto questo. Qualsiasi cosa, qualsiasi rapporto, della Juventus potrebbe aver fatto qualsiasi cosa, per me il rapporto con la piazza doveva restare integro. Non penso che Napoli debba cambiare, debba leggermente maturare, nel senso che il Maldini impiccato per me è un'eccessiva reazione. È vero, sì. Siamo abituati a vederlo, tornando in casa Ajax, quest'anno i tifosi hanno impiccato Vermeer, che è l'ex portiere, che è anche grandissimo portiere, separando dal Feyenoord, e quindi non l'hanno perdonato, erano impiccati in campo, nemmeno nelle strade. Quindi non penso, non ci dobbiamo calmare sul punto di vista, perché è la caratteristica dei napoletani, è la caratteristica che comunque ha fatto innamorare gente come Pepe Reina, come Mare Calvi, come Diego Armando Maradona e Carega, che vive da 50 di qua in Maviglio. Quindi no, su questo non dobbiamo cambiare, dobbiamo restare nel tristi, però dobbiamo affrontare questa cosa con più serenità, perché io vedo troppa rabbia in questo momento. I 1100 italiani per Nizza sono la prova di questa mini o maxi contestazione, perché secondo me alla festa dei 90 anni andava messa da parte la rabbia verso l'origine della Venezia con la Higuain e festeggiare la squadra. Io penso comunque neanche della Venti sta pensando a festeggiare i 90 anni della squadra, perché ha fatto cose molto diverse, e quindi nel tutto questo è un po' in secondo piano. Higuain ha concursato tutta l'estate italiana, perché sicuro, nonostante Pogba sia in partenza per Manchester, nessuno se ne importa, nessuno ne parla, assolutamente, delle cose tragiche comunque per strada dove camminate per Napoli, non solo dice solo ma con Higuain, il nome di Higuain è come se fosse un ego tra città di Napoli. È un mantra. Noi amiamo e odiamo al massimo delle forze, questo non dobbiamo cambiare e possiamo cambiare. Quindi prendere o lasciare il napoletano. È arrivato Milik a Di Marco. È arrivato Milik, quindi in tempo reale, benissimo. Vabbè, insomma, il buon Leonardo ci ha detto vita, morte e miracoli di questo calciatore. Anzi, l'invito chiaramente è quello di andare a leggere l'articolo appunto sulla pagina internet di Teleclub Italia. Correggimi se sbaglio, caro Leo. No, hai detto tutto perfetto. Perfetto, alla grande. Io ho un'ultima curiosità prima, intanto comunque seguiamo live anche che cosa sta accadendo su per quanto riguarda Milik. Allora, io inizialmente verso appunto lo start della trasmissione ho ripreso un piccolo estratto di quello che diceva Nicolas Higuain, una persona che forse è meglio non nominare più, soprattutto dopo la reazione di De Laurentiis. Ha detto una cosa che credo sicuramente non ti sia sfuggita. Ha detto: con i giovani non si vince. E per tenere poi, vabbè, Higuain, chiaramente c'era bisogno sicuramente d'altro. Il Napoli in questo momento sta facendo tutto l'esatto contrario di quello che ha detto Nicolas Higuain, che non è il Vangelo, però Diawara, Rog, Milik, tre indizi fanno una prova. Il Napoli da questo punto di vista sul mercato sta secondo te facendo bene, perché comunque è sempre buono fare una linea verde, oppure c'è qualcosa da modificare, qualche volta anche un poco di confusione? Come la pensi tu, ecco, in merito al calciomercato azzurro? Per me il Napoli è incartato, francamente, ovvero è tardi ora, perché sappiamo benissimo come agisce il Napoli sul calciomercato. Sì. Siamo ancora aspettando Vincenzo e Herrera, che erano praticamente fatti, Herrera è saltata, non sappiamo ancora per quale motivo, e Herrera era a Napoli praticamente. Oh. Quindi il fatto di essere ad agosto mi fa un po' preoccupare. Per quanto riguarda i giovani, che dicono la Higuain, io, come sulla vicenda di Higuain e De Laurentiis, resto al 50-50, perché sulla mia pagina social la legge del presidente scrive contro il presidente, ma per me in questo caso le colpe sono assolutamente forse se
60-40 per Higuaín, a favore di Higuaín, sì. O se vuoi di questo caso particolare. Quindi per quanto riguarda Nicolas, io sono d'accordo in parte su questa cosa, però con i giovani non si vince, però è l'unica strada da battere, ovvero io penso in questo momento, mai come in questo momento, il campionato italiano è come quello francese e tedesco, però hanno un dittatore che non ti permette replica, perché la gente fa tutto quello che fanno tutti i dittatori del mondo. Quando c'è qualcuno che ti contesta, gli tagli le gambe. La gente ci fa preso. Io c'è una pista della Roma e il tiro attaccante del Napoli. Per battere i dittatori, cosa devi fare? Devi creare una milizia, tanto per restare in termine, un golpe. La milizia la fanno dei ragazzi arrabbiati. Se Sarri vuole conquistare, vuole fare un colpo di stato con 18 persone, ecco, deve fare un colpo di stato con 18 persone di molto, molto talento. Il Borussia ci sta insegnando, perché in Francia, secondo me, ancora non hanno capito come battere il PSG. No. Che l'unico modo in cui battere il Borussia è vendere i pezzi porti anche a loro, di cavare il possibile, magari andarsi a riprendere quelli che gli abbiamo dato prima, perché non hanno visto quanto dovevano, perché il Borussia ha un sistema di gioco perfetto per i giocatori che di postiere, perché Kunz e Kakao hanno deluso al Bayern e al Manchester United, sì, e punta per i giovani, perché con i soldi di Hummels, e sono rimasti tanti soldi indietro, hanno preso Bastrade, forse il miglior difensore della cantera del Barcellona moderna, hanno preso soprattutto le due fasce più forti di Europa in potenziale, perché Emre Mor e Ousmane Dembélé dal Rennes, questo giovane francese, sono in potenziale le migliori ali d'Europa. Poi sono alcuni in Brasile che si potrebbero completare con loro, ma non dico del mondo, ma comunque ci manca. Quindi il Borussia ha capito che l'unico modo per batterli è fare questo, prendere anche gente pronta, però, perché non sia mai il Bayern vacilla, loro devono stare lì pronti. E l'attacco del Borussia Dortmund è micidiale, per me dopo quello del Barcellona è il migliore attacco del mondo, perché André Ramos, André Gomez, Schürrle, Reus, Mohr, Dembélé, Aubameyang, non ce lo dimentichiamo, è davvero micidiale. L'unico modo per battere un Juventus è quello che usa il Borussia per battere il Bayern, ovvero puntare sui giovani. Forse Diavara sarà stravagato se quelli dato le cifre, Milik può essere una soluzione, perché ok, noi abbiamo detto molte miracoli di Milik, però può darsi che Lewandowski alla fine, quindi esplode, noi abbiamo un problema da 100 milioni di euro in casa. Ecco. Io ho tutto il pezzo ribadito più volte che è un'incognita, perché l'Olanda è talmente un gioco a sé stante che vediamo in Europa, nell'Europa vera, quella di Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Italia, è tutta un'altra questione, forse in Francia ancora nemmeno. Però soprattutto in Italia, dove le difese sono così forti, dove il gioco è così organizzato, è difficile da vedere un attaccante. Quindi sì, ho sposo questa linea di quella dei giovani, però bisogna prendere i giovani forti, esatto. I giovani potenzialmente da 100 milioni. Ok, Rob è un buon giocatore, potenzialmente un top player in Serie A, non so se top player in Europa, un giocatore che sicuramente, per quanto mi riguarda, farà molto bene, farà da top club, anche la Manchester United, per esempio, forse non titolare, per esempio, panchina, Rock può andare lì. Ci sono tantissimi giocatori. Se io però vedo che la Juventus vende Pogba e rischia di prendere Tielemans, rischia di inserirsi per Joao Mario e toglierlo all'Inter, io vedo che loro non ci hanno perso niente, ci hanno anche guadagnato dei soldi. E questo è quello che deve fare il Napoli, perché ok, Pogba, ma l'anno scorso hanno venduto Coman al Borussia Dortmund, al Bayern Monaco, e anche ci hanno guadagnato altri 30-35 milioni. Quindi non sì, poco. Va bene Diawara, va bene Milik, va bene Grassi, vanno bene gli altri, però c'è gente di molto più spessore in giro per l'Europa, ci sono ragazzi di molto più spessore in giro per l'Europa, e soprattutto quelli che ci abbiamo in casa non li dobbiamo bruciare, con certo meno per l'insegne, questo succedendo per Contini e Tutino, perché Tutino, ragazzi, era un giocatore da 40 milioni potenzialmente fino a qualche anno fa, lo volevano Barcellona e Chelsea, so per certo che Chelsea ha fatto un'offerta e lui ha rifiutato perché non voleva allontanarsi così tanto da casa, però poi il Napoli lo ha buttato letteralmente, è ancora talmente giovane, talmente talentoso che può riprendersi, però il Napoli deve cambiare tutta la sua filosofia attorno ai giovani calciatori. Sì. Grassi ha buttato di fatto 6 mesi di vita, Sebi ha buttato un anno, quindi noi se vogliamo puntare sui giovani per vincere dobbiamo farlo con un'oculatezza, come ha fatto per esempio la Roma di Sabatini. Sabatini ha messo in mano ai tempi a Riccardi, che è un numero di calciatori che potevano essere davvero un crack, poi alcuni sono rivelati, alcuni non si sono rivelati, questo ce lo dirà il tempo, poi il futuro. Oggi la Roma ha alcuni giocatori molto giovani e incredibilmente forti, questo ci deve far preoccupare, la Juventus ha
talmente tanti giovani attorno che è impressionante. Loro avrebbero un'altra squadra, nel senso a Berardi, il fatto che stanno per prendere Serravino al Crotone, che okay, non sarà Parisi per un giocatore che se la si può fare. E lo metti in quel sistema difensivo della Juventus, con Benatiamo, Lugano, con Bonucci, con Barzagli, con Chiellini, e Ferrari sembra un fenomeno pure lui. E sotto questo punto di vista che il Napoli deve cambiare, se vuole puntare sui giovani, perché si può fare, ma bisogna saperlo fare. Decisamente sì. D'accordo. Sì, infatti volevo poi, a proposito di giovani, chiedere questa cosa a Leonardo. A proposito di giovani forti, no? Come dicevi tu, e se sei esperto anche di calcio internazionale, ti voglio lanciare un nome che non è stato fatto, una mia idea, insomma, un giocatore che piace tanto a me. Visto che per insomma, sembra molto complicato arrivare ai Cardi perché l'Inter lo ha ritenuto incedibile, perché comunque i costi sono alti, ma cosa ne pensi di Harry Kane del Tottenham, che mi sembra insomma un attaccante di un Harry certo Kane. Spessore? Ah. Sì, questo sarebbe un colpo da 90, perché è un giocatore pazzesco, secondo me, che tutti sottovalutano un pochino perché gioca nel Tottenham e perché viene un po' da una gavetta lunga, perché non è giovanissimo che, rispetto al nome che è così sconosciuto. Harry Kane è per me è un attaccante di razza, forse l'ultima vera punta sì. Che c'è in Inghilterra. Per me è Alan Shearer, molto più di Vardy. Non dico che è un fuoco di paglia, però io non spenderei 50 milioni per Vardy, spenderei 50 per Harry Kane. Sono d'accordissimo anche io. Quindi Harry Kane potrebbe spazzare via tutti i dubbi, ecco, da questo punto di vista. Per me, forse tipo che all'inizio sorgeranno pure un po' il naso, però per me toglie tutti i dubbi. C'è poi da vedere come va il sbrite fuori, perché storicamente parlando gli sbriti fanno male all'estero. Forse solo per Real Madrid ha fatto benino, ma nemmeno tanto per quello, rispetto a quello fatto a Manchester. Questo è l'unico dubbio che possiamo avere. Per il resto Harry Kane è un attaccante, forse ha rapporto qualità prezzo migliore che c'è in circolazione. Quindi Gabbiadini pure verrebbe spazzato via dall'uragano Kane. Gabbiadini è spazzato via dal fatto che si è arrivato Milik. Io ad oggi ho parlato con delle persone molto vicine alla dirigenza dell'Ajax, persone che avevano visto Milik 2 anni tutti i giorni, non sono sicuri loro che lo strumento si sia più forte di Manolo Gabbiadini. E io sinceramente non sono sicuro di questa cosa. Forse è più punta pura, però io non sono sicuro che Gabbiadini segnerà meno di Milik. Quindi non so se sperare che arrivi attaccante che si chiama Manolo oppure provare a tenere tutti e due. Quindi questo è anche un dubbio che infatti io punterò su Insigne al fantacalcio. Ah, tagliamo la testa al toro. Quindi vabbè, a parte il nome meraviglioso secondo me fatto da Ciro, Harry Kane, ora dobbiamo pensare al presente, che è comunque giovane, e quello formato dal duo Gabbiadini Milik basterà? No, non basta. Che vogliamo diventare? Se vogliamo diventare l'antagonista vera della Juventus, non basta. Se vogliamo tornare a fare l'Europa League, sì, basta e avanza. Perché il Napoli, tra virgolette, è incredibilmente fortunato in questo momento. Perché noi siamo ancora la squadra più forte dopo la Juventus. Perché la Roma è stata distrutta dal fatto che è andato via Piani e si è distrutto Rudiger. L'Inter è per me sulla carta più forte del Napoli in questo momento, ma l'incognita Mancini. Mancini ha fatto disastro lo scorso anno e continua a lamentarsi della squadra, che per me è davvero scandaloso questo fatto. E se Mancini è molto molto fortunato ad avere Toire e Suning, è stato con un presidente diverso, un De Laurentiis, un Lovito, un Zamparini, Mancini faceva la cartella così, molto più rapidamente, perché tu non puoi lamentarti della squadra tutti i tantissimi giorni quando poi c'hai qualche chilometro più a sud, Spalletti che esulta per Alisson e Scherzi. La questa cosa, e Spalletti è arrivato pure davanti, quindi di assolutamente cambiare il registro. L'Inter non è una parte molto forte, perché Baniga per me è un giocatore di assoluto livello, perché ha rifatto le fasce difensive, perché deve decidere cosa fare con i Cardi. Pure i Cardi è una responsabilità incredibile, se resta con un rinnovo i Cardi deve necessariamente entrare nella storia di questa squadra, perché a occhio è il secondo più giovane capitano della storia dell'Inter dopo Sandrino Mazzola. Deve appunto meritarsi questa fascia che sarà di Pacchetti, di Mazzola, di Zanetti. Per me non se l'è meritata per niente, solo che non ha potuto fare questa, tra virgolette, operazione di simpatia verso i Cardi, per cercare di trattenerlo l'anno scorso. Io non sono sicuro che però andrà benissimo questa storiella dell'Inter. Ecco. Io ho paura, anzi, dal tifoso del Napoli, che arrivi un Prandelli, un Marcelo Bielsa, Diocese Scampi, dal tifoso del Napoli. Da sportivo, dico che l'Inter cambia allenatore, arriva a E
questo lo scopriremo solo vivendo. Atteniamo gli sviluppi in tal senso. Toir ha già detto che Icardi rimane. Vediamo il Mancio che cosa fa. Se si fa la cartella, come dici giustamente tu, oppure rimane in sella. Perdonami il gioco di parole. Grazie Leo, è stata davvero una piacevole chiacchierata. Ci risentiamo presto. Grazie a voi, ragazzi. Ciao Leo, buona giornata. Ciao.